Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Android91 su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso Deluxe. Ci siamo ritrovati con Absol dopo aver affrontato Articuno e ora dobbiamo entrare in un nuovo dungeon. Allora Link, sei pronto? No. In realtà sì, sono pronto. Dove vuoi andare? Monte Surgelo, pista innevata, ci riporterebbe al punto di partenza, non so per quale motivo. Bene, si parte allora, ci metteremo d'impegno e raggiungeremo la vetta in un lampo. Speriamo. Piano 1 del Monte Surgelo. A volte fa recuperare PP. G piano piano. Ok. Ha effetto su tutti i membri della squadra. Beh, io più che altro vorrei cercare Bacchi Arancia. Perfetto. Non chiedevo di meglio. Anche se dovrei livellare un pochino, perché Absol è al 28 e il livello di Absol è ottimale per il punto del gioco nel quale siamo. Doppio attacco? No, non serviva. Oh, attenzione! Un Seal! Il che vuol dire che abbiamo Dewgong. In teoria, qui. Però io più posso andare avanti velocemente. E qui al Monte Surgelo, ragazzi, c'è anche Ninetales in cima. Ah, però lì abbiamo un posto per comprare qualcosina. Il che non è male, è ottimo. Ovviamente, come sempre, non narrerò tutti quanti i piani, perché sennò... Attenzione però, salgo a 24. Siamo ancora ben lontani dall'essere forti, ma ehi, ci lavoreremo. Intanto continuiamo la nostra scalata del Monte Surgelo, cerchiamo di arrivare in cima tutti interi. Eccoci, siamo arrivati a metà, o meglio, metà non proprio, però insomma un punto particolare. Non ho più le mele normali o le mele grandi, ma ho solo mele perfette, quindi Infatti ho messo Marowak davanti perché appunto avevo paura che si finisse la fame e quindi andasse al tappeto. Ed infatti ci stava riuscendo benissimo nella sua impresa. Poi c'è anche la grandine qua che dà molto fastidio. Potrebbe diventare un vero problema se non si hanno abbastanza strumenti curativi. Ci siamo quasi, vero? Eccoci finalmente, abbiamo raggiunto la vetta, o almeno così sembra. Dove sarà Ninetales? Ecco, è la squadra di Link. Sì, li vedo. Alakazam? Finalmente vi abbiamo raggiunto. Guardate in che postaccio siamo finiti per colpa vostra. Calmati Tyranitar, ora non è il momento. Finalmente possiamo sistemare questa faccenda. Riesco a trattenermi a stento, non vedo l'ora di lottare. Marowak, non me ne volere. Non ci andrò piano con voi. Link, mi dispiace che le cose siano andate così, ma è il destino che lo ha voluto. Il dovere di una squadra di soccorso è riportare la pace tra i Pokémon. Per questo lotteremo, senza esclusione di colpi. In guardia! Fermi! Un attimino. Wow! Davvero bella la sequenza di lotta. Ci voleva un remake di questo gioco, effettivamente. È passato un po' in sordina, ma vi assicuro che... paragonato a quello che c'era su Game Boy o Nintendo DS. Ci voleva davvero. Ninetales. Ma che... Ninetales? Ah, è proprio Ninetales! Quindi, non era una leggenda. Smettila immediatamente, Alakazam. Questi Pokémon sono miei ospiti. Dimmi la verità, Ninetales. Chi era l'essere umano di cui parla la leggenda? Anzi, per prima cosa, quella leggenda è vera? In base alla tua risposta, deciderò cosa fare di loro. Ignoro come la storia della mia maledizione sia stata tramandata in forma di leggenda. D'altronde ciò non mi tange. Ad ogni modo,
è bene che sappiate che non si tratta di una leggenda, bensì è un fatto realmente accaduto. Anni or sono lanciai su un essere umano una maledizione funesta. Tuttavia, Gardevoir, la sua fedele compagna di squadra, si intromise, sacrificandosi per quell'essere umano e prendendo su di sé il peso della maledizione. Ciò nonostante, quella persona si comportò in maniera deplorevole. Fuggì abbandonando Gardevoir a proprio destino. Infine, quell'essere umano si trasformò, divenendo un Pokémon, e tutt'oggi conserva le medesime sembianze. E chi sarebbe? Diccelo! Chi è l'essere umano di cui parli? Link? Puoi tirare un respiro di sollievo. Non sei tu. Un momento. Cosa hai detto? Che? Link non è l'essere umano della leggenda. Ecco cosa ho detto. Come? Cosa mi succede? Non riesco a muovermi. Sarà per la tensione. Respira, inspira, espira, inspira, espira. Che sollievo, è meraviglioso! Oh! Che bello! Sapevo che tu non c'entravi nulla, tu non faresti mai una cosa tanto spietata. Sono sempre stato convinto. Non è vero, non ne sei sempre stato convinto, farabutto. Lui dubitava di me, ha dubitato a un certo punto e ce l'ha pure detto. Insomma. Mo perché tutti... Ah, non è Link, a posto, tutti amici come prima. Non è tutto. Non nego di aver predetto che l'equilibrio del mondo avrebbe subito sconvolgimenti. Ma questo non ha niente a che vedere con la trasformazione in Pokémon di quell'umano. La causa delle calamità naturali deve essere cercata altrove. Visto, zucconi? Vi siete sbagliati. Avete dubitato ingiustamente di Link perseguitandolo senza pietà. Beh, che dire, hai ragione. Vi chiediamo scusa. Siamo davvero dispiaciuti. Ci siamo lasciati convincere da Gengar. Beh, di certo non ha convinto me. Io ho sempre avuto dei dubbi. Del resto Link non ha proprio l'aria di essere una persona così balorda. Non me la conti giusta. Lasciatemi dire una cosa però. Avete dimostrato un coraggio e una forza di volontà fuori dal comune. Avete intrapreso un lungo e duro viaggio alla ricerca della verità. Sono colpito. Che bellezza! Sapevo di avere ragione. Però, un momento. Perché Link ha le sembianze di un Pokémon? Se non è l'essere umano di cui parla la leggenda, allora come si spiega la sua trasformazione? Link, chi sei realmente? Oh, il suolo sta tremando! Un terremoto? La crosta terrestre si sta muovendo. Le calamità naturali si stanno intensificando. Ninetales è molto posato, o posata, non so se è maschio o femmina, qua fino all'ultimo non si capisce. Inoltre, questi movimenti tellurici risveglieranno il mostro che dorme nelle viscere della terra. Groudon sta per tornare in superficie. Come hai detto? Groudon? Groudon si sta risvegliando? Di che parlate? Chi è questo Groudon? Un Pokémon leggendario di cui si narra in miti di origine antichissima. È colui che ha fatto emergere le terre e creato i continenti. Si dice che sia caduto in un sonno profondo dopo una lotta titanica contro Kyogre, il suo arcinemico. Il risveglio di Groudon getterebbe il mondo nel caos più totale. Dobbiamo agire al più presto possibile per evitarlo. Ce ne occuperemo noi. E noi con voi? No. Voi restatene fuori. Groudon è molto più potente di chiunque voi abbiate affrontato finora. Lasciate questa faccenda in mano nostra. Ben detto, niente discussioni. Tornate al vostro quartier generale e riposatevi. Non preoccupatevi per noi, non ce l'hanno mica regalato il rango oro. Sbrigheremo le cose velocemente e saremo di ritorno in men che non si dica. Bene, andiamo ora. Bisogna placare la furia di Groudon. Ma chi glielo racconta a quelli della base che noi siamo buoni?
E così la squadra di Alakazam si calò nelle profondità della terra, nel tentativo di placare l'ira di Groudon risvegliato dal suo lungo sonno. Nel frattempo, la squadra di Link, ormai libera da ogni sospetto, concluse il suo lungo e faticoso viaggio, facendo ritorno all'accogliente e confortevole quartier generale. È finita! La fuga è finita finalmente! Nel frattempo, in piazza Pokémon. Ehi, voi, dite un po'! Perché non siete andati a dare la caccia a Link e a compagnia? Fai presto a parlare tu! Non è roba per noi! Fare tutta quella strada per acciuffare la squadra di Link? No, grazie! È già tanto se riusciamo ad arrivare alla grotta turchina! Io invece ero tra gli inseguitori, però... Non mi pareva saggio continuare la caccia nel Monte Vampa. Alla fine ho perso le loro tracce. Proseguire era troppo rischioso per me. Sono un Pokémon di tipo erba. Io e il fuoco non andiamo d'accordo. Non so cosa ne è stato di Link e la sua squadra da quel punto in poi. Devo ammettere però che hanno coraggio a avventurarsi su per il Monte Vampa. La loro forza è aumentata a dismisura. Ormai non posso più competere con loro. Siete solo un branco di pappe malli. E tu allora, Gengar, perché tu e la tua squadra siete ancora qui? Non fate caccia andare in piazza tutto il giorno senza combinare nulla. Visto che ci tieni tanto, lanciatevi voi all'inseguimento. Non è compito nostro. E dobbiamo rimanere qui e aspettare la notizia della sconfitta di Link. Ma sentilo, e chi l'avrebbe deciso? Tu, scommetto. Ragazzi, notiziona! Che succede, Medicham? Link, era ora! Finalmente ci siamo sbarazzati di quell'impiastro! Ma che? Al contrario, Link è tornato! Che? Ma che gli stiamo dicendo? Guardate dietro di voi! Link! Sono qui! Salve ragazzi, eccoci di ritorno! Finalmente siamo a casa! Che viaggio! Non finiva più! E così, questo è il vostro villaggio! Sì, questa è Piazza Pokémon. Che bello essere di nuovo qui, non trovi, Link? Ehi, tu, Marowak! Ah, Gengar, guarda un po' chi si rivede. Perché è così sicuro di sé? E quel Pokémon che è con loro? Non sarà mica... Gengar, stai proprio per creare dei guai seri con le tue frottole. Link non aveva nulla a che fare con la leggenda della maledizione. Link è innocente. Ok. Che verso era? Che? Sul serio? Certo, abbiamo incontrato Ninetales e ora sappiamo tutta la verità. Link non è l'essere umano della leggenda. Ora che sappiamo tutto non ha più senso fuggire. Perciò abbiamo deciso di tornare. Fermi tutti! Chi ci dice che possiamo fidarci? Se ciò che dice è vero allora dacci le prove. Prove? Già, vogliamo le prove avanti. Che aspetti? Mostracele ora! Mostrarvele? Ma non ne abbiamo. Ah! Spiacente, ma senza prove non ce la darete a bere. Che geni che siete, tornare al villaggio con le vostre zampette per farvi massacrare da noi. Forza, ragazzi! Liberiamoci di loro una volta per tutte. Che vi prende? Volete sistemare Link, sì o no? Io veramente ho sempre creduto in lui. Ci vuole ben altro per farmi abbindolare da te. E non contare nemmeno su di me. Tempo fa la squadra di Link mi ha salvato la vita. Se sono partito all'inseguimento è solo per la vostra insistenza. Ma in realtà non credo affatto che Link sia un pericolo per noi. Idem. Ne ho fin sopra il sombrero di questa storia. Io ho fiducia in Link. Ben detto, basta con questa cagnara. Delle prove poi mi importa un osso buco. Ha cambiato verso. Amici. Edizione straordinaria, edizione straordinaria. Miau. Wow, qua è certo per farlo capire bene. Avanti, raccogliete un foglio e leggete, avanti. Sai leggere, Ekans? E queste cosa sono?
sembrano pagine di giornale. Dunque, vediamo un po' che dice. Gazzetta Pokémon, edizione straordinaria, finalmente dimostrata l'innocenza di Link. Link ha incontrato Ninetales in presenza di Alakazam. Le dichiarazioni di Ninetales parlano chiaro. Link non è l'essere umano della leggenda. Pertanto, le insinuazioni di Gengar si sono rivelate menzogne. Maggiori dettagli nella prossima edizione. Brutto Maramaldo. Maramaldo? Ok. Via, squagliamocela! Si stringe, eh? Fermati, ciarlatano, ci hai truffato! Ma che ti ha rubato i soldi, forse? Che bello avervi di nuovo qui! Eh sì, ti avevamo promesso che avremmo fatto ritorno, no? È un piacere essere di nuovo a casa. Che felicità! Ora tutti sanno che le accuse contro Link erano solo bugie. Sì, sono felice anch'io. Ora non abbiamo più motivo di nasconderci. Bene, Link. Direi che adesso è arrivato il momento di andare a casa e riposarci. È stato un viaggio lungo e stancante. Da domani riprenderemo le nostre missioni di soccorso e faremo faville come sempre. Ma anche dopo domani, sai com'è, no? In teoria avete camminato per settimane. Il mattino dopo. Così subito? Poca azione, ma tanta lore. Buongiorno, Link. Hai dormito bene? Forza, oggi la nostra squadra riapre i battenti. Ecco che arriva il nostro fidato Pelipper Clunk. Perfetto. Ma guarda, Pelipper ci ha già portato della posta. Avanti Link, facciamo del nostro meglio per non deludere i nostri amici. Bene Cuj, faremo del nostro meglio ma nel prossimo episodio. Wow, finalmente abbiamo scoperto la verità su Link, che non è affatto il Pokémon trasformato e che non è neanche il Pokémon trasformato la causa dei problemi che si stanno verificando per tutto quanto il mondo. E poi, se posso permettermi, no? Alakazam ha il rango d'oro. Io ho il rango argento, ma non è che conti molto il rango in realtà. Ad ogni modo, Cuj, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!